Un tema apparentemente inattuale, quello dell'ultimo volume di testimonianze, Immagini della risurrezione per gli uomini e le donne degli anni 2000. Testimonianze è una rivista, come sottolineava qualche giorno fa il pastore valdese Paolo Ricca, attenta alla polis, ma proprio per questa anche a temi che oltre che alle questioni penultime, quelle della storia e della società, guardano oltre. Le domande di fondo sul senso dell'esistenza, la risurrezione per chi è credente e per chi non è credente è un grande tema, e così abbiamo cercato di affrontarlo nella rivista. Oltre che della religione, nella dimensione di fede, è un tema che ha attraversato l'arte, la letteratura, la filosofia, la grande letteratura russa, come Sergio Gibone ricorda nel fascicolo, Dostoevskij, Tolstoi, Dürer, i pittori riformati, le icone russe, Piero della Francesca. È un tema che è anche una grande metafora sociale, di riscatto, che invita a percorsi di rinascita, come ricordano Mauro Sguerdoni e Eraldo Affinati, in chi si è perso nei tunnel della droga, nel buio del carcere, per i giovani immigrati che arrivano qui nelle solitudini del nostro tempo. Certamente la risurrezione poi è questione di vita o di morte. Per i cristiani è un evento, la risurrezione di Cristo. Per tutti, credenti e non credenti, rimanda appunto alle questioni ultime sul senso della vita. Il grande Pascal diceva che ci sono ragioni del cuore che la ragione non conosce. Per i credenti appunto è una promessa verso una dimensione che va al di là del tempo e della storia. Per tutti, credenti e non credenti, è l'invito a ricercare una via nuova di rinascita nelle contraddizioni della vita e laicamente nella polvere della storia, come avrebbe detto Ernesto Balducci.